siamo al Geosito Arcazzurro. Il Geosito è un monumento della natura, praticamente l'Arco Azzurro, che si trova sulla costa di Aspra Mongerbino. Quest'area è stata, dopo che è stata sequestrata un noto mafioso, perché qua in questa piazzuola c'era un edificio di circa 200 metri quadrati ed è stato demolito. Adesso qua si fanno delle iniziative tipo yoga a tramonto, dei concerti, abbiamo fatto e faremo questa iniziativa anche per quest'estate. L'area è affidata a diverse associazioni, un gruppo di associazioni, il cui capofila è l'Associazione Natura e Cultura, poi c'è la LIPU di Bagheria, la SIGEA, l'Associazione dei Geologhi, la Cooperativa Lavoro e Solidarietà e l'Associazione Master. Praticamente già da un anno, dopo che l'amministrazione comunale, l'amministrazione appunto del sindaco Patrizio Cinque, ha fatto in estate dell'anno scorso un bando per l'aggiudicazione di quest'area, questo gruppo di associazione si è aggiudicata la gestione dell'area ed è aperto dall'anno scorso, dal 4 giugno 2017. E già ha visto circa 4.000 presenze di turisti, di persone che da tanti anni, da più di 30 anni, non vedevano più quest'arco, perché era stato impedito con la chiusura dei cancelli di tutta la litoranea l'accesso a quest'area. Quindi adesso quest'area è stata valorizzata, si fanno tante iniziative e tante persone vengono. In questo periodo abbiamo aperto soltanto il sabato e la domenica, ma dal 10 giugno sarà aperto tutti i giorni per tutta l'estate. Quindi chi vuole venire può benissimo venire qua. L'apertura è dalle 10 alle 12 e mezza e dalle 16 alle 18:30. Tutti i giorni, anche festivi, la domenica e Ferragosto, siamo aperti qua ad aspettare i turisti e le persone che vogliono visitare questa bellissima cornice.